Sembra che hai appena corso una maratona, tutto bene? Anni da mercenario e sudo ancora come un maialino arrosto quando parlo con mia madre. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene e più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife. Arriviamo, baby!
Siamo qui solo perché c'è Dex a muovere i fili. Dubito che questo ci metta al loro livello. Oh, invece sì, solo che non lo sanno ancora. Pronta a perdere la verginità? Andiamo. Una volta questo posto era un obitorio, ci crederesti? Sul serio, Jackie? Cosa? Sono stata io a dirtelo. Ah, davvero? Cazzo, saranno passati secoli. Voi pagliacci che sareste. Siamo amici di Dexter DeShawn. Ci sta aspettando. Ehi, Dex. Ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? A posto, allora. Dice di dargli due minuti. Magari andate a farvi un drink. Ti ho preceduto, viejo. Ci siamo! Non mi sono mai divertito così tanto. Cuore di Night City! Eccolo qui, che pulsa! Lo senti? Ma ci pensi? Susan Forrest, Boa Boa, forse persino Morgan Blackhand! Si sono seduti tutti. Sembra che tocchi a noi. Ehi, vedi quella tizia attempata? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. Pensavo fosse Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Ordina tu. Due tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Due Johnny Silverhand in arrivo. Ottimo, chica. Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. In modo fottutamente spettacolare. Meglio se in missione. Ah, che tradizione fantastica. Suppongo che morire sia il prezzo da pagare per passare alla storia. Prima bisogna vivere da leggenda, eh? La morte è solo il gesto finale.
A Night City. E all'Afterlife! Ah, comunque io sono Jackie Wells. Vuoi scriverti il mio drink? Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Il signor Deshawn è pronto a ricevervi. Pessimo momento per cambiare idea e farsela sotto. Avanti. Al signor Deshawn non piace aspettare. Come lo sai? Fa parte del mio lavoro. Guardati intorno. I mercenari come pensi si facciano la reputazione? Spettegolando peggio di ragazzine, ecco come. Al signor Deshawn non piace aspettare. Al signor Deshawn non piace aspettare. Dex è un cliente abituale? Viene qui spesso? In realtà è sparito per parecchio tempo. Non si è fatto vedere quasi per 2 anni. I randagi prendono la loro strada, eh? Sì, beh, ovunque sia andato ha perso un po' di chili. Forse lì non consegnavano la pizza. Al signor Deshawn non piace aspettare. In bocca al lupo. Grazie. Da questa parte. Diamine, Holmes. Sei enorme. Ti alleni? Pure io? No, non qui, sul ring. Conosci qualche arte marziale esotica, kempo, ninjutsu? Credi che potresti affrontarmi e stendermi? Qui da me. Che testa di cazzo. Esatto, Excelsior. Eddie in contanti, come al solito. Devo andare. Bene, bene, Miss V. Tutta la famiglia riunita! Ah, finalmente! È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Grazie dell'aiuto al covo degli scav. Qualche avvoltoio in meno in città. Meglio così. Il sindaco dovrebbe ringraziarci, cazzo. Bella cabina. È insonorizzata? Jackie. Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Miss V. Evelyn Parker. Com'è andata? Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compeki Plaza, dell'interno, con quella BD grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo.
L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Quella Parker, non so, mi è sembrata un po' ambigua, non mi convince. Una sera sorseggia Sean Paradise con Yorinobu, quella dopo chiacchiera con i clienti abituali dell'Izis. Le due cose non tornano. Ha colpito anche me. Stai dicendo che se facciamo 2 più 2 otteniamo 5? Allora ci manca una parte dell'equazione, ovvio. È per questo che avete un fixer. Se qualcuno cerca di fottervi, deve prima fottere i 130 kg di Dex DeShawn. C'è qualcos'altro? C'era dell'altro. Parker mi ha fatto un'altra offerta. Un'altra offerta? Di tagliare fuori l'intermediario e dividerci il bottino 50 e 50. Cosa? Tagliare fuori l'intermediario. Cazzo, questa è bella. I clienti non imparano mai, vero? Apprezzo che tu abbia condiviso questa informazione, Miss V. Vedi, la fiducia è essenziale in una collaborazione duratura e proficua. Pensavo che questo ti avrebbe fatto incazzare. Vivo a Night City da troppo tempo per incazzarmi ogni volta che un dilettante pensa di potermi fregare. Parker non è la prima e di certo non sarà l'ultima. Le parole non si convertono in Eddie. Ed Evelyn ce ne ha offerti parecchi. Vi dice le cose come stanno, Dex. Non dovete preoccuparvi, davvero. Ci arriveremo. Perché non parliamo del piano? Cosa hai per noi, Dex? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Un mezzo della main vi scaricherà all'ingresso principale del Compaqui Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Come entriamo nell'attico? Yorinobu ha poche guardie. Il difficile sarà la sicurezza dell'appartamento. Per disattivarla dovrete neutralizzare il residente del Compaqui, un netrunner d'elite che monitora la sottorete 24 ore su 24. Il problema è che non c'è modo di accedere alla sua stanza dall'esterno. Aspetta, vuoi che entriamo in una stanza in cui non si può entrare? Fidatevi quando vi dico che T-Bug ha già risolto ogni vostra possibile obiezione. Ed è qui che entra in gioco il Flathead. Dovrete attivarlo nei condotti di ventilazione, guidarlo fino al residente e costringerlo a prendersi una pausa. Il Flathead resterà lì, connesso al residente, ma grazie a lui potrò accogliervi nell'attico con un bel tappeto rosso. C'è altro? Queste nuove identità, qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. E tu sei Anna Conwell. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? Il trasporto è un della Main. La migliore compagnia di taxi di tutta Night City. Nada mal. DeShawn lavora soltanto con il meglio. E della Main non è da meno. A che servono taxisti inquietanti e impiccioni quando puoi avere un'IA perfetta che ti porta dal punto A al punto B con stile? È un mistero come ottenga ogni anno la licenza per lavorare.
Se tutto va come previsto, Della Main vi riporterà qui. Se le cose si mettono male, vi porterà al rifugio. Che sarebbe? Il Notel Motel. Tranquillo, non fanno domande. Da lì penseremo alle mosse successive, ma sono sicuro che non sarà necessario. C'è altro? Ok, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? Tanto vale parlarne ora. I nuovi arrivati prendono sempre il 30%, ma sono disposto a fare un'eccezione per voi. Vi darò un bel 40% come bonus per la tua onestà, V. Su, non fare la timida. Lo apprezzo, Dex. Anche se gli Eddy non sono la cosa più importante per me. Curioso. E quale sarebbe la cosa più importante? Voglio ciò che vuole chi conta. Essere ricordata. La gente, dopo il lavoro, in locali come questo, tra 50 anni parlerà di quello che ho fatto. Vuoi una credibilità, una reputazione? Ti capisco perfettamente. Ultima cosa. Il Compeki non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico! Grazie, T. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri Eddy? Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo. L'Arasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Vado anch'io. Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Tu e Dex vi conoscete da tanto? Perché? Beh, sai, la gente dice di tutto. Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Marco Aurelio, credo. Tu, Dex e la filosofia. Non mi stupisce che andiate tanto d'accordo. Pronto? Il piano. Che ne pensi? Spero basti a comprarmi una lussuosa villa a Creta, da cui non mi connetterò mai più al cyberspazio. Promesso che mi mandi una cartolina? Senza offesa, ma mi brucerò tutti i ponti alle spalle e inizierò una nuova vita. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Allora sei pronta a iniziare o no? Pronto? Andiamo, non ha senso aspettare. Saremo ricchi, vuoi dire?